Enrico, allora, a te. Sì, siamo proprio sotto di te, a pochi metri, però qui siamo circondati da due ali di folla, come diceva Giacomo, che si prepara all'incontro con Santa Rita anche attraverso la preghiera. Ci sono tanti rosari che vengono detti anche personalmente dalle persone che sono qui accanto a noi. Un bel momento di profonda fede per appunto prepararsi al meglio all'incontro con Santa Rita. Ma facciamo un salto, spostiamoci un attimo da Cascia, andiamo a Latina, perché Santa Rita continua ad elargire grazie. Vi raccontiamo questa storia, anzi ce la racconta mamma Veronica, è la storia di Ginevra, sentite. Santa Rita ha ascoltato le preghiere di una mamma, le mie, perché io in gravidanza a settembre 2016, facendo la morfologica, ho scoperto che Ginevra aveva una grave malformazione cardiaca. Pronti? Via! Prendi la palla! Io e mio compagno siamo partiti il 1 ottobre, siamo arrivati a Cascia, abbiamo visitato le reliquie di Santa Rita, sono stata lì, abbiamo un po' pregato, poi mi sono confessata. E è stata la confessione ad oggi più bella della mia vita, cioè è stata la confessione che mi ha dato la forza di portare avanti la gravidanza, non che io avessi mai avuto dubbi, assolutamente, però è proprio una forza interiore. Io non ho mai chiesto a Santa Rita di guarire mia figlia. Io ho chiesto di andare avanti, che io fossi forte, che Ginevra fosse forte, così da poterla aiutare. Il 19 gennaio nasce mia figlia e quindi viene fatto una prima visita al Fate Bene Fratelli e mi dicono che i ventricoli di mia figlia sono omogenei. Mia figlia poi è stata trasferita al Bambino Gesù, quindi non è mai tornata a casa, siamo andati direttamente al Bambino Gesù e lì mi hanno fatto questa visita, hanno voluto visitare la bambina senza sapere che cosa mi avessero detto al Fate Bene Fratelli, quindi l'hanno visitata e questa alle 9 di sera e alle 11 questa dottoressa ci ha chiamato a consulto e ci ha detto che il cuore di mia figlia non era un cuore perfetto ma neanche imperfetto, che era un cuore che si era curato da solo. Che significa? Che quello che avrebbe dovuto fare il cardiochirurgo, mettere un patch tra i due ventricoli per dividere le due arterie, l'aveva fatto il cuore di Ginevra. I dottori, noi abbiamo chiesto ovviamente a più medici del Bambino Gesù come mai fosse successa questa cosa, da che cosa dipendeva, e il dottore mi ha detto non c'è una spiegazione medica. Avvertiamoci un po' la dieta. Che grande questa dieta. Prego molto per mia figlia, ringrazio Dio, ringrazio Santa Rita. E una cosa che abbiamo pensato io e il mio compagno, ce la siamo detti poi in un secondo momento, è stato che quando è nata a Ginevra noi abbiamo scoperto questo miracolo. Noi, non so, poi ognuno fantastica sulla vita dei figli, dice chissà mio figlio, cosa. E in realtà noi abbiamo pensato, e così ho pensato, che Ginevra non è solo nostra, è più del Signore. Grazie, come si dice? Come si dice? Chissà quali saranno i progetti di Dio per la piccola Ginevra, avremo tutta una vita per scoprirlo. Piccola nota di cronaca, è stato chiuso l'accesso dei pellegrini in Basilica proprio perché tra pochissimo appunto arriverà qui il corteo. Ancora noi da qui non lo vediamo, però ci siamo quasi, quindi la linea può tornare a te, Lucia. Grazie Enrico. Tu...